Buongiorno, oggi è il 25 ottobre, siamo in camminata ad Asiago da Rifugio Turcio, ristorante, pizzo rifugio, che si trova lungo la strada statale che da Bassano porta ad Asiago. Abbiamo parcheggiato comodamente e, come si può intuire dai colori che ci circondano, oggi siamo alla ricerca dei colori del fogliage autunnale. Adesso vediamo quali altri scorci ci regalerà la natura oggi. Siamo diretti a Cima Eccar, il cartello da 3 km e 280 metri di dislivello da quello che abbiamo letto su Google, e ci immergiamo nei colori dell'autunno. A dopo! Ed eccoci arrivati a Cima Eccar, alle nostre spalle abbiamo l'osservatorio astronomico. Allora, riepilogando, siamo partiti dal Turcio, abbiamo tenuto subito sulla destra il sentiero dopo il parcheggio. Si sale facilmente, un posto meraviglioso e escursione consigliatissima per il fogliage. Si arriva facile, sì, e molto semplice, meditativa anche, perché si sente il rumore degli uccellini. Ci si immerge nel bosco, si incontrano poche persone e si arriva in località Valforbice. Quando si arriva a Valforbice si può proseguire a destra verso la pianura, oppure stando sulla sinistra si intercetta la strada che sale verso l'osservatorio astronomico. Siamo qui in cima e adesso scendiamo facendo il giro d'anello, intercettando la strada che dopo Asiago porta verso Gallio. Dimenticavamo di dire che arrivati appena prima dell'ingresso all'osservatorio astronomico abbiamo avuto un dubbio, in quanto c'è un bel cartello che sfiducia l'ingresso ai non autorizzati. In realtà poi qui all'osservatorio abbiamo incontrato anche altre persone, un'altra persona che ci ha detto appunto che si poteva proseguire lungo questa strandina, questo sentiero che stiamo facendo. Quindi non fatevi intimorire dal cartello di divieto per accesso all'osservatorio, in quanto oltre a non esserci nessuno, poco prima c'è un cartello di quelli bianchi e rossi, stile CAI, che indica una strada, località Mitterbeck, che poi noi abbiamo trovato scritto anche Matterbeck su Google, quindi non so come si dica, se Matterbeck o Mitterbeck. E ci siamo fatti il problema di poter proseguire, in realtà invece il problema non c'è, c'è questo sentiero, questa strada battuta che porta avanti, quindi proseguite pure tranquilli.
Siamo sempre a Cima Eckar, alle nostre spalle l'osservatorio e qui ora alle mie spalle il Grappa. Questa è la parte di sporgenza del Grappa che dà sulla Valsugana, il canalone. Non so se si riesce a vedere e non riesco a zoomare, vabbè. Comunque c'è un po' di fogliage, l'altezza penso all'incirca di 1000 metri, 1200. Nella parte alta del Grappa invece è tutto verde, con i pini sempre verdi e l'erba. Quindi direi che per ammirare il fogliage siamo nel posto giusto e probabilmente la stessa, anzi sicuramente la stessa altitudine anche sul Monte Grappa, è possibile osservare la stessa meraviglia dei colori caldi autunnali. Questa panchina stupenda gialla, super grande, dove ci si può sedere ed ammirare il panorama verso Asiago e Gallio. Stupendo. Stiamo scendendo per i primi cartelli che si trovano subito dopo l'osservatorio astronomico sulla sinistra, che danno via Mitterbeck. Infatti questa è una discesa abbastanza netta, chiara. Davanti noi abbiamo Asiago e alternative sono 200-300 metri dopo questo sentiero, con un altro cartello, la discesa per la vecchia pista di sci prima della Malga, che si incontra andando in direzione nord dopo l'osservatorio. Quindi...